to guard Tim Duncan by myself. That's by four. Ginobili trying to weave his way through with a left hand and does. Down the block, and Duncan's going to have the three. And it's Demon Deacon against Demon Deacon right now. He's guarding Tim Duncan. One shot time for San Antonio. Shot clock in, the game clock virtually dead even. About 0.2 difference. Down to 10, remaining first quarter. Ginobili has a look. Jackson got his man in the air, and he's got an open jumper, and he knocked it down. New Jersey's attack is absolutely fabulous against Detroit, Johnson. Then Duncan puts it in, and again a chance. You keep talking about the things that the Nets have done wrong, and Jason Kidd missing his last eight shot, and they're ahead. Parker gives up a shot. Ginobili won't. For three. Got it! The Spurs climb back in front by two with 1:35 and a half. To get close up, and this time cuts to the lane. Blocked by David Robinson. His second block shot of the night. Bowen for three. Got it! Charlie Parker, who's had a great night. Cross-court pass, a tough one to Ginobili. And he lays it in. Tra playmaker di riserva Anthony Johnson da una parte, Phil Claxton dall'altra, c'è Lucius Harris per Ginobili, c'è Dikembe Mutombo sul campo per Duncan. Ginobili lo sfida e porta a casa il fallo dell'africano. Con Claxton in campo, l'uomo di Claxton è andato a raddoppiare due volte Tim Duncan. Vediamo se viene confermata questa tendenza da parte della difesa di Scott. In linea di massima direi che gli Spurs devono cominciare a coinvolgere qualcun altro che non si chiami Tim Duncan nel loro attacco. Nel primo quarto, a mio modo di vedere, lo hanno cercato un po' troppo per le sue. Non l'hanno mai vista loro questa cosa. Ginobili con grande orgoglio, canestro di difficoltà della sua stoppata. Parker a tutta velocità all'attacco. Ginobili mette il ritmo. Jackson, piedi per terra da tre. Stato per i due canestri in fila del suo grande amico Malik. Meno 7 Spurs e deviazione di Ginobili che tiene il possesso. Ultima deviazione di Lucius Harris. C'è ancora vita per gli Spurs. Sfoggia dantesca e un paio di rimesse senza contare. Penso che la ricordasse l'azione precedente. Duncan, partenza da esterno, scarico per Parker che si butta dentro e prende una gran stoppata dell'africano. Ginobili rimette in ritmo. Jackson, importante, solo rete, tripla per Steven Jackson. Due. Rimanete impressionati, se la vedete qui è effettivamente una cosa un po' diversa, raddoppiato in questa situazione addirittura Martin che combina un pasticcio, altro recupero perfezionato da Ginobili, schiaccia per terra per Parker, tiro difficile, canestro impossibile. Jason Kidd, ahí tratando de jugar, ha perdido ese balón. Richard Jefferson, posesión de balón para Tony Parker y canasta de Tony Ginobili. Ginobili con el balón. Qué balón, dice que es imposible. El séptimo balón perdido. Y posesión de balón para Jackson con el balón. Balón para Ginobili. Ginobili para Speedy. ¡Qué triple! ¡Sensacional! De dos. Ha sido, de dos. Cuatro puntos y no lleva ninguno. Bowen metió nada. El otro día, bueno, primera canasta en juego de Ginobili. Ahora quien juega al contraataque es San Antonio. Intenta correr y este era un ajuste que se... A ver si pueden cambiar algo la dinámica, ¿no? Hemos visto antes, ha sido curioso, ¿no? Lo de antes. Buena canasta de Ginobili. Buena canasta de Ginobili, sí. Es curioso, ¿no? Porque lo de Pidi Cresta no ha jugado buenos minutos, sí. ¿Pasado? Sí, sí, lo ha pasado, sí. Bueno, el tiro adicional. Claro, claro que no. Ahí tenemos a Ginobili. Balón. Lanzamiento. Triple de Parker. Balón de Ginobili. Ginobili para Tim Duncan y canasta. Canasta, dos canastas con Sequel. Parker con el balón, ahí está Parker botando el balón. El público, defense, 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 defense. Parker sacando ese balón para Ginobili. Lanzamiento, canasta. Viste qué lindo, viste qué lindo. Bandoneón, Daimiel. Bueno, ha sido una buena canasta, ¿no? Ahora sí que ha tenido más paciencia, ahora ha construido algo Parker. Ya de su equipo, 22 puntos, la falta sobre Ginobili. Bueno, bien Duncan al meter esos dos. Para mí ha sido el jugador, claro. Parker ha sido, para mí, fundamental en la victoria de... Jugando en ataque, lanzamiento ahí y canasta. Canasta de Tim a sacar.
a sacar a los Spurs. 40-32 en el marcador. Posesión de balón de Speedy Claxton, este para Ginóbili de tres. Triple. 67-63, pero ha cambiado la dinámica. Ginóbili. Triple. Ha cambiado la dinámica del partido, ¿no? Ginobili a recuperare su Lucius Harris, possibilità di pick and roll che si materializza, passa dietro Ginobili e tocca parzialmente il tiro, viene scatenato in campo aperto da Duncan, difende la palla e con la mano che al di là del movimento un po' lento di Claxton hanno scelto bene di ribaltare il lato, di trovare la penetrazione con uno che due o tre penetrazioni sembra poterle fare. Il ribaltamento del lato resta, non è possibile, a disposizione di peraltro meno 5 per i Nets, è una serie con statistiche incredibili, gioca sulla corsia di passaggio, Manu Ginobili vola e fa un bel poster per casa sua Bahia Blanca, tre canestrini di Manu Ginobili, 7 di vantaggio per il San Antonio Spurs. Comunque gira le voltala come la vuoi, se uno tra Jackson, Ginobili, Bowen, uno di questi giocatori fa 4-5 canestri, per San Antonio cambia la vita. Il poster non è male. Il poster decisamente non è male. Queste sono un po' riprese diverse rispetto a quelle dell'ABC quando lasciò le finali NBA. È certo che se trovano due giocatori sul perimetro, gli Spurs hanno un vantaggio quasi incolmabile. Però il taglio di Claxton che non riceve, scusate, il taglio di Bowen, Claxton è uscito a vantaggio di Tony Parker. Ginobili attacca dal palleggio, porta a casa un bel fischio e chi fatica a spendere un po' di quelle energie che spesso sono mancate nel quarto periodo in questa serie al playmaker dei Nets. È evidente che lo vogliono attaccare, più o meno sempre il suo uomo lo attacca, infatti l'idea ideale sarebbe di averlo su Bowen. In linea di massima sei contento se lo attacca, invece Manu Ginobili è un cliente un po' più scomodo, qui con un po' di fortuna mette sofferto nell'ultima azione. Palla dentro per Martin, rubata da Ginobili, va uno contro due, difende il pallone, morbida l'esecuzione, canestro di Manu Ginobili. Per Ginobili non c'è l'espressione di quel recupero in corsa clamoroso, la palla nelle mani di Ginobili che cerchi, che a una o due partite dal ritiro firmano una vittoria che può essere storica per gli Spurs. Sì, sceneggiatura spielbergiana e quel recupero di Robinson ha probabilmente chiuso la gara. Passaggio rivedibile di Jason Kidd, finisce qui con la palla nelle mani di Ginobili. 93-83 è il punteggio finale di gara 5, gli Spurs in vantaggio 3-2, tornano a casa nel Texas. Lungo per Steven Jackson, deve difendersi, rischia, trova Ginobili che va su nella ionosfera e viene fermato, fallo. Paura di vincere, chiamate la tensione, chiamate la pressione, insomma quella roba lì è proprio come una cappa sulle spalle. Pronto ad andare sulla sua mano sinistra, prende il mezzo, sente il contatto, butta la palla per aria, Andrea Lunetta con due tiri liberi, inversione della, e poi arriva che tre o quattro volte per quarto trasforma un layup in una stoppata. Kidd cambia direzione, poi pesca, non so come, Collins, sempre Robinson sulla palla vagante, Ginobili in campo aperto, finta di passaggio, conclusione mancina, Dolce si rifà dell'errore precedente, meno 8 Spurs e primo canestro dal campo. Così con la palla devi proprio toglierla dalle mani, tutti tranne che lui. Deviazione di Ginobili che poi strappa la palla a Richard Jefferson e va a schiacciare Manu Ginobili per il meno 6 Spurs. Ma non ho ancora imparato a capire che in quelle situazioni non è il caso di distrarsi. Dietro la schiena Lucius Harris, time out per Byron Scott e Ginobili ancora una volta, anche in una partita in cui non gli entra niente di niente, in qualche maniera riesce, arriva la finta di raddoppio di Jason Kidd, fuori per Ginobili che riapre per Jackson, undicesimo tiro da tre e quello buono per il palleggio, arresto, tiro di Jason Kidd, solo il tabellone, rimbalzo che cade nelle mani. Una soddisfazione non da poco per uno dei nostri, anche se praticamente non ha partecipato nei playoff. Comincia a essere vicino a Sebastian, vola proprio il fratello di Sebastian per prendere la palla e viene fermato. Altro libero per Ginobili, ma in questo momento l'attenzione è per Robinson che finisce la sua carriera come se fosse un libro dei fratelli Grimm, e per Tim Duncan che accoglie con un abbraccio in panchina Steven Jackson, qualche secondo per Kevin Willis e altri veterani come Danny Ferry.